Ciao ragazzi, ben ritrovati. Scusate se sono ancora qui, però c'erano alcune cose da dire, ci sono alcune cose da dire e non riuscivo ad aspettare domani perché poi voglio comprimere le pagelle, voglio portarvi sulle pagelle senza perderci poi in tante chiacchiere diverse dal solito. Oggi facciamo un'indigestione di video qui su YouTube. Tra l'altro vi dico che ho fatto uscire qua uno short di quello che è stata la live reaction. Fatemi sapere se siete interessati a delle live reaction più corte, le ho chiamate live reaction in un minuto, dato che veramente in 60 secondi sono riuscito a farvi vedere tutto quello che ho vissuto all'interno della partita, che abbiamo vissuto in live su Twitch, ovviamente mettendo soltanto gli episodi più clamorosi della partita. Poi sul secondo canale YouTube ho commentato il Milan, ho visto Udinese-Milan per cercare di sbollire un po' la tensione per la Juventus. Infatti, come potete vedere, non sono neanche più deluso, arrabbiato, cioè deluso sì, nel senso che ormai questo è il sentimento che mi porta avanti per tutta la stagione. Vi lascio comunque i link qui sopra nelle schede ed eventualmente passate sul primo e sul secondo canale, date un'occhiata. Sul secondo canale stiamo andando molto bene e vi ringrazio per la presenza anche lì ad analizzare partite che non fanno parte dell'universo bianconero. Mi piace, come al solito, cerchiamo di arrivare almeno a 1500-2000 like, perché nei momenti in cui non va bene la Juve, io lo so che voi come me, perché siamo tutti tifosi della Juve, ragioniamo tutti allo stesso modo, ci troviamo qua e ci proviamo a dare una pacca sulla spalla a vicenda per sostenerci. Dico subito una cosa, non mi sono piaciuti alcuni commenti, perché qualcuno è tornato sul video che ho fatto uscire il giorno dopo il Malmo, ma le mie parole non sono state comprese. Non sono state comprese perché poi eventualmente non è stato visto neppure il video delle pagelle del Malmo. Io non ho detto che non si deve criticare, anzi ho ribadito all'inizio di quello stesso video che è giusto criticare. Criticare è giustissimo se si vuole crescere e la critica è costruttiva, è giustissimo criticare. Nessuno è mai venuto qui dicendovi di non criticare. Fatelo, assolutamente sì. Il punto focale della discussione è che se nemmeno nella serata in cui vinci il girone di Champions giocando una brutta partita, perché Juve Malmo l'abbiamo analizzata qui sul canale e non mi sono trattenuto dal dire che è stata una brutta partita, è stata una brutta partita, come è stata brutta quella di oggi. Non so delle due quale scelgo, se devo sceglierne una delle due, non lo so. Sono state brutte tutte e due, giocate male tutte e due, a ritmi bassi, con poca voglia. Entrambe, dopo torniamo anche sul discorso della voglia. Il punto è proprio quello: se non iniziamo a festeggiare neanche nelle serate in cui vinciamo e per un incastro del destino, un miracolo sportivo dove lo Zenit la butta dentro e ci qualifica al primo posto nel girone, dove magari ci fa evitare tante corazzate come Liverpool, Bayern Monaco, i due Manchester, l'Ajax che è andato benissimo, io non so quando possiamo esultare. Se non esultiamo neanche nelle serate in cui le cose ci vanno bene, poi ci ritroviamo a pareggiare col Venezia. Già io sono distrutto, non immagino quelli che non sono riusciti a godersi neanche la serata col primo posto in Champions. Non lo so, non lo so, anche perché, cioè, ragazzi, diciamoci le cose come stanno, eh. Qua non, senza peli sulla lingua, non ho veramente nessun tipo di problema ad ammetterlo. Qua non so quando la rigiocheremo la Champions. Quindi, se non esultiamo nelle serate in cui ancora possiamo farlo in Champions, poi magari già agli ottavi usciamo, eh? Chissà, non ne ho idea. Spero di no, spero di andare avanti. Però c'è anche caso che per quest'anno in Champions tu abbia finito di esultare, che nessuno ti assicura che vincerai una delle due partite dei quarti, scusate, degli ottavi, nessuno ti assicura di arrivare ai quarti, e quindi magari l'ultima gioia in Champions di quest'anno è stata quella, e se continuiamo così, secondo me, per un po' la Champions League. Ci spazziamo la bocca. Io sono tornato, anzi, torno sul discorso della voglia, perché ragazzi, io sono dell'idea che questa squadra non sia forte, ma quant'è che vi dico che questa squadra è una squadra mediocre con alcune individualità forti? È un pezzo, da quando abbiamo chiuso il mercato, da quando se ne va Ronaldo arriva Kane. Ufficialmente chiuso il mercato, io, quando poi non ci sono stati altri ingressi, ho detto ragazzi, questa qua, secondo me, è una squadra mediocre. E se arriva al quarto posto ha fatto il suo, e se passa agli ottavi di Champions, in Europa puoi ritenerti soddisfatto. Vediamo lunedì che c'è il sorteggio, chi ci becca, chi ci tocca, campionato, quarto posto, orwaià, orwaià. Non so come si dica, forse l'avrete capito. Perché vi dicevo della voglia? Perché oltre al fatto che siamo scarsi e che l'allenatore sicuramente in questo momento ha delle colpe, se poi scendiamo in campo anche senza la voglia, allora ci mettiamo. L'allenatore che non sta dando l'impronta né offensiva né difensiva,
i giocatori che non sono di livello, gli altri hanno più voglia di noi. Non vendiamo mai cara la pelle. Non riusciamo mai a vendere cara la pelle. Quindi sì, secondo me è pure un discorso di voglia. Che è diverso dal dirvi che è solo un discorso di voglia. Perché soltanto un inguaribile ottimista potrebbe mettersi qui a parlare alla telecamera e dire: ragazzi, la Juventus semplicemente non ha voglia, basta. Questo è, no, non è questo il modo di fare analisi. Come il modo di fare analisi non è semplicemente mettersi qua e dire: Allegri dimettiti, Agnelli dimettiti, tu vattene via, perché non è questo il modo. Non è questo il modo. Se vogliamo fare del populismo, allora ci mettiamo qui e facciamo così. Se vogliamo fare delle analisi calcistiche, invece le facciamo in un altro modo e diciamo tutte le cose che vanno dette, ma diciamole senza problemi. Che nessuno, mettiamoci nella testa, nessuno ci impedisce di dire i nostri pensieri, che possono essere giusti o sbagliati, ma sono opinioni. L'importante è che il tifoso tifi, che non tifi contro la squadra, perché non esultare l'altra sera al gol dello Zenit è quello che mi ha fatto dire che non ci sono dei veri tifosi juventini se non esultano nelle serate in cui la Juventus deve aprire il girone di Champions. Perché si tifa contro la squadra. Perché ancora mi sono trovato dei commenti di gente che mi viene a dire: tu che sei un allegrista, un allegriano, quel cacchio che è, finalmente godo nel vedere che la Juventus sta andando male così, tu che lo sostieni ci stai male. Oh, ma di cosa stiamo parlando? Ma diciamoci le cose come stanno. Allegri, in questo momento, con lo stipendio che ha, non dovrebbe essere l'allenatore della Juventus. Perché da Allegri, quando si siede Allegri in panchina, ti aspetti una cosa: i risultati e la gestione. Questo è quello che ti aspetti da Allegri. È questo. Ragazzi, è questo. Ma facciamo le cose come devono essere fatte. Perché dal primo momento che Allegri è stato uno degli ipotetici allenatori della Juventus, quando ancora c'era Pirlo, ve l'ho detto tranquillamente, non ho avuto nessun timore del dirvelo. Secondo me non è l'allenatore giusto per questa Juve, per il progetto che vuol fare la Juve. E c'era ancora Ronaldo, che era ancora un discorso diverso. Quindi se prendi un allenatore come Allegri, ma lo sai anche chi è Allegri, cioè non è che lo scopri oggi. Prendi un allenatore come Allegri, in un momento in cui non c'hai soldi, gli dai dai 7 ai 9 milioni, che ancora non si è capita qual è la cifra ufficiale, gli dai questa squadra qua in mano, che cosa ti aspettavi? Eventualmente magari qualche punto in più, sì, ok, tra Empoli, Sassuolo, Hellas Verona, Udinese e Venezia, hai fatto 2 punti, con l'Udinese e col Venezia. Magari ti aspettavi qualche punto di più. Tra Atalanta, Napoli, Milan e Inter hai fatto 2 punti. Magari ti aspettavi qualche punto di più. Sì, ed è per questo che vi dico che Allegri in questo momento è sul banco degli imputati come tutti gli altri. Ma con una squadra del genere in mano a un allenatore come Allegri, che cosa ti aspettavi? Ed è per questo che vi dico, in questo momento, lo stipendio di Allegri non è giustificato. Non è giustificato. Perché uno stipendio del genere ad Allegri glielo puoi dare quando gli dai in mano una squadra vincente, forte, con dei campioni. E badate bene, chi mi dice che tutti sono bravi con i campioni? Guardate che non è facile gestire un gruppo di campioni che hanno magari vinto delle cose importanti. Non è facile. Non è facile nemmeno incastrarli e dare continuità di risultati. Non toccatemi i 5 anni precedenti di Allegri. Non me li toccate. Perché lì Allegri è stato bravo. Ma nel momento in cui inizia la nuova avventura, io zero tutto, non me ne frega niente di quello che c'è stato prima. E oggi Allegri per me è gravemente insufficiente e non dovrebbe essere l'allenatore della Juventus, perché poi tutti gli anni diciamo a fine anno tirare le valutazioni perché iniziamo bene e poi finiamo male. Il problema è che noi siamo qua a dicembre, a metà dicembre, con le mani nei capelli che urliamo al disastro. Questo è il controsenso della Juve. Che in panchina un allenatore che in passato ha vinto tanto perché aveva anche delle squadre che gli permettevano di fare quello in cui lui è più bravo, quindi costruire delle corazzate, dare anche un'impronta più difensiva, più europea, perché non dimentichiamoci mai che Antonio Conte con la stessa Juventus dell'anno prima di Allegri, con solo Pereira, Evra e Morata in più, e non stiamo parlando di chissà che cosa, è passato da non passare il girone a fare la finale dei Champions contro il Barcellona, a rischiare il triplete. Quindi non diciamo che è sempre... no. È sempre giusto dare i meriti quando ci sono i meriti ed è sempre giusto dare le colpe quando ci sono le colpe. Questo è il controsenso della Juve. Si ritrova ad oggi un allenatore capace, che è stato capace in passato, che non ha la squadra che fa per lui, che è pagato tantissimo per quello che è il momento della Juve e non sta rendendo e non lo puoi nemmeno sostituire. L'altro controsenso della Juventus è legato a Paolo Dybala.
Perché quando c'è Dybala e quando non c'è Dybala sono due Juve differenti, inutile che ci prendiamo in giro. Paolo Dybala ad oggi è il miglior giocatore della Juve, in questa Juve, più di Chiesa, più di Chiesa, più di De Ligt, perché Dybala quest'anno ha fatto più di Chiesa e più di De Ligt. È innegabile, quando c'è è un'altra roba. E tra 19 giorni, tra 19 giorni lui può firmare gratis con chi gli pare, perché è scadenza di contratto. Gli si sta rinnovando il contratto a 8 milioni fissi più 2 di bonus, che diventeranno 10 comprensivi, di 10 totali, perché andranno a assorbire i bonus entro qualche anno, e si sta facendo firmare fino al 2026, quindi fino ai 33-34 anni. È giusto farglielo rinnovare quel contratto, perché è il giocatore migliore della Juve. È già con Dybala stiamo facendo fatica, immaginiamoci senza Dybala. Poi dall'altra parte è un controsenso come il controsenso di Allegri, che tu ti ritrovi con un giocatore che non riesce a dare continuità di prestazione perché negli ultimi 2 anni e mezzo è falcidiato dagli infortuni. Ne fa una sì, 3 no, 2 sì, 1 no, non riesce a farne 5 di fila, non ce la fa, per via degli infortuni. Ed è il tuo miglior giocatore, perché senza di lui, là davanti, non riusciamo a fare nulla. Non ci riusciamo, non ce la facciamo. Quindi tu non puoi permetterti di perderlo a zero, quindi lo devi rinnovare a delle cifre che sono molto alte per le tue tasche e per quella che è la tua posizione in questo momento. Perché tu in questo momento sei una squadra che se la gioca tra l'Europa League e la Conference League. Puoi permetterti un allenatore che guadagna 7-8 milioni di euro l'anno? Puoi permetterti un giocatore come Dybala, che è il tuo miglior giocatore, che magari tutti gli anni ti prende 10 milioni di euro netti perché magari sblocca i bonus? Non lo so. E poi, ribadisco, come fino al 2026 è un contratto molto lungo, ma sono assolutamente favorevole al rinnovo di Dybala, perché vedo cos'è la Juve con e cos'è la Juve senza. Però è un controsenso, come un controsenso avere uno in panchina come Allegri, che con questa Juve ti può far poco e niente, e ce lo sta facendo vedere, perché Allegri, santo il Signore, lo vai a prendere magari perché riesce a darti quel qualcosa in più nei momenti di difficoltà, compattare il gruppo, dar la voglia. Non si vede niente di questi 6 mesi che ci sono stati di Juventus. Sembra il finale dell'anno scorso. Momento buio dell'anno scorso è uguale al momento buio di quest'anno, che è uguale al momento buio dell'anno di Sarri, che è uguale al momento buio della fine del campionato di Allegri. Gli ultimi 4 anni, tutte le stagioni, per un breve periodo, un po' più lungo, un po' più corto, un po' più lungo, un po' più corto, un po' prima, un po' dopo, stiamo attraversando le stesse difficoltà. Per quello che vi dico, che è stupido dire che è colpa tua, è colpa sua. No, qua c'è da mettersi il cuore in pace. Qua c'è da mettersi il cuore in pace e prepararsi che per 1 anno, 2 anni, non lo so quanto ci vorrà, non ne ho la più pallida idea, fino a che sicuramente, anche se i giocatori saranno scarsi e magari verranno anche meno pagati, perché arrivi a un punto che, come l'anno scorso Cristiano Ronaldo, che senso aveva pagare 31 milioni di euro Cristiano Ronaldo per una squadra che era da 4º posto in campionato? Non ce l'aveva. Ad oggi avrebbe molto più senso per Pirlo in panchina, col senno di poi va detto, ad oggi col senno di poi molto più senso per Pirlo in panchina, perché guadagna 2 milioni di euro contro i 7, 8, 9 di Allegri. Poi, che Pirlo addirittura potrebbe far peggio con questa Juve, potrebbe far meglio, questo non lo sapremo mai. Però per quella che è la situazione economica della Juventus, la situazione di campo della Juventus, tutto quello che è la Juventus oggi, non è giustificato lo stipendio di Allegri. Come è parzialmente giustificato quello di Dybala. Come non è per niente giustificato quello di Ramsey e di Rabiot. Che sono giocatori che, se metti in discussione l'allenatore che ha vinto tanto nel passato, Dybala, che è il giocatore che ti sta rendendo di più in questo momento, sono mettere in discussione loro, figuratevi quello di Alessandro, quello di Ramsey, quello di Rabiot, che sono giocatori che guadagnano praticamente gli stessi stipendi e niente c'è. E niente c'è. Perché sono quelli i rami, che devi tagliare a tutti i costi. Sono quelli lì. Perché se mi inizi a mettere in discussione Allegri, Dybala, perché è giusto metterli in discussione? Perché, ribadisco, criticare non è il problema. Ma se metti in discussione loro, ma figurati quegli altri. E quindi preferisco veramente far giocare tutti quegli altri. Preferisco far giocare Miretti, preferisco far giocare Sule, preferisco far giocare Kajorg, a questo punto, che sono più scarsi degli altri. Penso di sì. Perché anche oggi Kajorg, l'abbiamo visto, non è sembrato per niente tutto sto fenomeno. Però è il 2002. Nel 2002 c'è il futuro davanti, ha ancora il diritto di sbagliare. Tanti altri, siccome il diritto di sbagliare, non ce l'hanno più. Il costo di gestione di Kajorg è minore,
i risultati non stanno arrivando nemmeno così, e quindi è giusto dire che a questo punto ci sono loro. Io non so se rinnoverà Dybala a questo punto, penso di sì, Romeo sta continuando a dire che Dybala rinnoverà, però io vedo dei controsensi incredibili con la Juventus, che deve andare avanti con Allegri perché non c'è i soldi per un altro allenatore e per pagare la buona uscita Allegri perché gli ha fatto 4 anni, che deve per forza rinnovare Dybala perché sennò non c'è i soldi per prenderne un altro, però Dybala è sì il giocatore più forte che hai, ma non riesce a darti continuità di prestazioni. Adesso c'è Chiesa, c'è Locatelli, c'è Ken che devi riscattare a tutti i costi, c'è De Ligt che è uno dei pochi che c'ha mercato, c'è Kulusevski, uno dei pochi che ha mercato, McKennie, uno dei pochi che ha mercato, ma lo stesso Chiesa, Chiesa è uno che c'ha mercato. E noi siamo qua a dire, eh sì, però sai, chissà gennaio, chissà gennaio, chissà gennaio, chissà, chissà gennaio. È l'11 di dicembre, il 12 quasi praticamente, e abbiamo dei controsensi incredibili. Non abbiamo soldi, abbiamo dei costi di gestione altissimi per una posizione di classifica che non si merita quei costi di gestione, e siamo qui a sperare che possa succedere addirittura qualcosa in più con un esborso economico ancora più grande. Non è un bel momento, eh? Non è un buon momento. E quindi prepariamoci, o tiriamoci sulle maniche, guarda. L'unica cosa, ragazzi, l'unica cosa è questa. Tirarsi sulle maniche, accettare il presente dopo un passato glorioso e sperare che chi in questo momento ha la gestione della società abbia idea di come venirne fuori. Perché io, sinceramente, Luca Toselli, non saprei dove partire. Ma non sono affari miei, perché non è questo il mio mestiere. Io spero che chi è al potere, al comando della Juventus, sappia come fare. In caso contrario, come ho detto in un video di qualche settimana fa, grazie di tutto, ma addio. Perché non è che uno rimane lì per sempre perché in passato è stato fatto qualcosa di fatto bene. Io sarò sempre riconoscente a chi ha fatto del bene alla Juventus e sarò sempre qui a tifare e sostenere la Juventus con i risultati e senza i risultati. Spero di più con i risultati, ma sarò sempre qui a tifarla anche senza i risultati. Ve lo dice uno che è iniziato dalla Serie B. Quindi non è sicuramente che tifo Juve perché è quella che vince. No, è iniziato a vincere nel 2012 io. Il primo trofeo che ho vinto è stato lo scudetto con Conte. Il primo trofeo che ho vinto è stata la Serie B. Il primo trofeo importante invece è stato lo scudetto con Conte. Quindi se uno che è il primo trofeo che ha vinto con la Juventus è stato la Serie B, sicuramente è uno che è abituato anche a soffrire e lo accetta. E so che il calcio è fatto di questi periodi qua. Però iniziamo a pensare a quei controsensi lì e cerchiamo di capire se poi davvero alcune cose vale la pena portarle avanti. Perché io lo torno a dire, io sono assolutamente pro rinnovo di Paolo Dybala, perché sportivamente sono dell'idea che uno come Dybala in campo ci serva, però dall'altra parte penso... Sono soldi in un periodo in cui non hai soldi e in un periodo in cui quei soldi sono tanti per quello che è il tuo momento. Allegri voglio bene, lo considero un allenatore che ha fatto bene nella storia della Juventus, lo considero comunque un buon allenatore, ma che in questo momento non mi sta dando niente di più di quanto magari potrebbe darmi un qualsiasi altro allenatore che guadagna meno e che magari potrebbe avere anche delle idee più interessanti per uscire da questo momento. Perché parte il discorso di Champions, dove siamo passati per primo il girone e dove, ribadisco, è giusto esultare, partita dopo partita in campionato, ai. Concludo dicendo che in tutti questi anni mi è capitato di sentire tanti tifosi che mi dicevano non me ne frega niente del campionato, preferisco arrivare, bla 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 bla, ma voglio vincere la Champions. Siamo in questa situazione qui, dove lo scudetto... Valutatelo, perché se abbiamo detto che non vedi la Champions per un po', lo scudetto, secondo me, sulla stessa falsa riga. Però in Champions stiamo andando bene. Poi è ovvio che nessuno può sognare la Champions. Ed è proprio qua che vi lancio la provocazione. Perché ad oggi, fine dicembre, metà dicembre del 2021, è una provocazione, non so se sarete d'accordo con me, ma credo che per la Juventus sia più facile accedere alla prossima Champions League vincendo questa edizione della Champions League, quindi ottavi, quarti, semifinale, finale, di questa edizione nella quale ci siamo classificati primo girone, piuttosto che vincere lo scudetto. Non dico per arrivare quarti, perché lì
ancora qualcosa può accadere, ma secondo me per oggi per la Juventus è più facile vincere la Champions che vincere lo scudetto, perché lo scudetto devono mollare quelle altre e non mollare mai te. E non sto vedendo questa Juve, non sto vedendo la Juve in grado di fare questo, ma soprattutto non vedo neanche le altre, nonostante il pareggio del Milan, in questa situazione qui. Sono troppi punti da recuperare, non solo che devi fare, da recuperare. Quindi paradossalmente vedo più facile vincere la Champions. Quante possibilità do alla vittoria della Champions? Pochissime. E quindi questo vi fa capire che dobbiamo prepararci veramente a una stagione molto amara. Ottimismo, vi ho dato una bella scarica di ottimismo questa sera. Attenzione, è ben diverso dal dire Allegri out, Dybala out, Non è questo. Non è questo. O a dirigenza out. Perché non vi ho detto questo. Vi ho detto che, però, chi è al potere oggi deve pensare e cercare di capire se riesce a venire fuori da questa cosa. Perché bisogna venirne fuori, Perché non puoi sbagliare per 4 anni di fila. E la Juventus è 4 anni che sbaglia. Dybala, il suo lo sta facendo, però. Il fisico gli molla. E anche qua magari un passo indietro lui, prima di ufficializzare la firma del contratto, se davvero ama la Juve, se davvero vuole rimanere la Juve, se davvero ha capito la situazione della Juve, forse un passo indietro gli si può chiedere. E lo stesso Massimiliano Allegri o si muove e inizia a trovare il modo di vincere tutte le partite, perché ribadisco, da Allegri ti aspetti i risultati. Nel momento che non arrivano i risultati, non è che è giustificabile in nessun modo, ma proprio no. Quindi o anche lui ci si mette o bisognerà trovare una soluzione. In questo momento ci sono veramente cose per cui esultare in casa Juve. Ce n'è una, che è il discorso relativo all'inchiesta su Suarez, che oggi è stata archiviata, l'abbiamo parlato sul canale YouTube nel primo pomeriggio, però ancora una volta di questo nessuno ne parla. Perché? Bah, chissà.